È vero che magari all'inizio del secolo avevamo i daguerrotipi, no? Neanche le fotografie, bellissime, però è vero che pochi accedevano a quella cosa lì. Certo. Magari una famiglia faceva nel corso della sua vita una fotografia, però bellissima, no? Perfetta, un quadro. Invece queste diapositive sono veramente l'espressione della civiltà dei consumi di massa, dove tutti fanno tutto, tutti producono, tutti usano, tutti gettano. Ecco, semmai è questa la parte che a me dà un po' più senso di angoscia, cioè questo atteggiamento, la tovaglia di plastica, il bicchiere di plastica, queste abbuffate di cibo, che anche questo è un tema, frutto di una civiltà dei consumi che però non ha fatto della qualità e della bellezza il fine. Poi stiamo anche parlando di persone che uscivano dalla povertà. Non è che fosse l'unico modo per uscire dalla povertà, si è scelto quel modello, che è quello del consumo di massa, no? Ma non so se puoi fare Questo l'intenzionalità con il braccio adesso. No, infatti, cioè, Boh, se è andata così. nel senso che è andata così, ma poteva non andare così. Infatti la metafora del seme, che come dire, si Ma lo sviluppa in so. base a un programma, no? Cioè già tutto, il seme contiene già tutto lo sviluppo futuro. Certo. Sembra che tutto proceda quasi intenzionale, cioè in base a istruzioni programmate, guidate. A me non sembra che questo sia applicabile alla storia. Non credo sia stata una scelta Probabilmente intenzionale. non lo è stato, infatti. Voglio dire che quel Male, senso di un po' di purtroppo. tristezza, no? Per queste cose che vengono poi buttate, no? È un po', secondo me, legato al fatto che in questa nostra voracità di consumo, poi cosa riusciamo a tenere? A me sai cosa mi è venuto in mente? Si è raccontato che tutte queste immagini erano fatte per essere viste da altre persone, no? Quindi le guardavi a tavola come abbiamo fatto noi. E tutte queste immagini che produciamo noi sono praticamente impossibili da assorbire, che veri fruitori sono le intelligenze artificiali. Tanti dei contenuti che facciamo noi sono fruiti dalle intelligenze non umane. Questo è un altro super No, tema. vabbè. Ma secondo me ne facciamo troppe. Fai tutte queste immagini, ma non hai più memoria tua. In questa discussione e conversazione ci stanno un sacco di soggetti, ci sono gli esseri umani, ci sono le aziende, ci sono gli attori computazionali, ci sei tu, ci stai tu. Noi nella nostra pratica abbiamo fatto una cosa che si chiama antitesi, che è una piantina sposata con un'intelligenza artificiale che quindi acquisisce la possibilità di avere una nuova sensibilità per dati che non stanno soltanto dove stanno le sue radici. Perché i dati sulla sua fioritura, sulla sua stato di umidità, temperatura, vengono messi dall'intelligenza artificiale che è collegata alla pianta, che dà dei segnali alla pianta, viene messa in contatto con i dati delle serie storiche di quando fioriscono di solito quelle piante, no? Quindi la pianta acquisisce una nuova sensibilità che le permette di capire se sta avvenendo il cambiamento climatico, cosa che non potrebbe fare altrimenti. E quindi quando si accorge che c'è il cambiamento climatico, questa pianta AI, no, questa pianta intelligenza artificiale, si incazza tantissimo e inizia a investire in borsa perché è dotata di una identità digitale, quindi Di un può portafoglio sì, ricevere fai donazioni, certo, no? come entità Quindi giuridica. autonomamente questa pianta intelligenza artificiale inizia a investire in borsa in favore delle aziende che Che si investono nella sono pianta.
esatto. dimostrate più sostenibili e contro quelle aziende che si sono dimostrate meno sostenibili. Quindi in tutto questo, no, ci stanno un sacco di soggetti. Quindi non possiamo più permetterci, secondo me, a questo punto di prendere solo in considerazione la prospettiva dell'essere umano. Perché noi quando parliamo di questi attori computazionali, gli attribuiamo questa razionalità e questa prevedibilità, no? E invece è tutt'altro. Perché filosofi come David Weinberger, filosofo della conoscenza, non fanno fatica a dichiarare che l'intelligenza artificiale è una alien knowledge, no? E sono alieni, non sono adatte alla comprensione umana. E tra l'altro è anche vero, perché sarebbe come chiedermi a me per, quali neuroni ho attivato nel fare questo gesto, no? È ovvio che non lo so spiegare, no? C'è della complessità. Ma voglio, io volevo dire che non sono a tavola, non, io non so chi sono, vivono in un pezzo di mondo che ha un sacco di effetti. Ma che siano alieni, che siano conoscibili o non alieni, ci coevolviamo, perché comunque ci stiamo coevolvendo con loro, ma con delle scarsissime possibilità di, diciamo, di averci a che fare. Cioè, questa cosa rimane qualcosa di non alieno, ma estraneo o estraniato. Nel senso, adesso noi abbiamo tutto questo filtro di cose, di prassi, di cose che vengono, ci vengono dette, di cose che vengono fatte, però c'è tutta una parte di immaginazione sociale, di invenzione sociale che si può attuare. Per esempio oggi sarebbe stato bellissimo per me vedere Silvia che fa questo esperimento insieme all'intelligenza non umana, chissà che tipo di archivio veniva fuori da una cosa, e chissà che dialogo dentro la tavola qui veniva fuori a tavola insieme, come scoperta reciproca, perché comunque si sarebbero scoperti e quindi inventati sia l'intelligenza artificiale sia Silvia. Sono solo una domanda, si possono fare le cose insieme? Sì, certo. Allora, programmate da Marco. Allora, sono entità a sé. No, c'è un pezzo di entità a sé. Non si emoziona anche. Che ci parlo a fare? Dove volevo scelta. Quando uno decide di tenere e conservare delle cose, fa delle scelte. Esatto. Cosa dà valore? Esattamente. E quando in un archivio un archivista decide di conservare quel pezzo lì, quella scelta lì è di quella persona lì, però è di tutti in qualche modo. E queste entità, infatti, come fanno la scelta? Che sì, ha a che fare con le emozioni sicuramente, ha a che fare con tutto il contesto, con tutto quello che sei tu. Io penso che abbia a che fare molto con l'ascolto, la scelta che uno fa riguardo alla memoria, che poi è di tutti. Quell'ascolto, quel terzo ascolto di base, cioè quello che non ha a che fare con i codici, neanche con i messaggi, proprio con te, quando dici, non dici più io ascolto, ma dici ascoltami. Cioè, c'è tutto un ribaltamento per cui... Soprattutto dici io sento. Sì, ci metti del tuo. Ci metti del tuo, ma interroghi anche quel pezzo lì su di te. Io ho iniziato proprio dal menzionare che ci stanno tanti attori proprio per questo, perché la mia impressione è che ci stiamo di nuovo separando senza potercelo più permettere. Abbiamo delle, vogliamo chiamarle cose, delle cose che però anche abbastanza attivamente hanno degli effetti profondi sulla nostra vita. Non hanno nessun problema ormai a interferire con le nostre scelte,
non hanno nessun problema a rispondere, non hanno nessun problema in generale a stabilire una relazione con noi, che sia volontà, intenzione, io direi di no, però esiste pure il fatto che comunque, se ci pensiamo, una buona parte della nostra intenzionalità e relazione non sta qua, sta qua nella relazione. E quindi se io abbraccio anche solo parzialmente questa visione, non posso fare a meno di pensare che buona parte della mia intenzionalità, del mio sentire, del mio emozionarmi, della mia identità, no? Bateson diceva "it takes two to know one", non sta dentro di me, ma sta nella relazione, nel mio potermi relazionare a qualcosa. Quindi non vedo perché, se io o qualche un altro non ha progressivamente problemi a relazionarsi con questi cosi, perché è quello che sta avvenendo bidirezionalmente. Io sono stato in una fabbrica in cui ci stanno dei robot anche abbastanza rozzi, però esprimevano un solo comportamento intelligente, che era per evitare che le persone si facessero male, quando sentivano, cioè che c'hanno i sensori, di essere a meno di, non mi ricordo se 1 o 2 metri dalla persona, si fermavano e quindi facevano passare le persone, e le persone gli dicevano grazie senza pensarci. Quindi immaginiamo che questo comportamento brutale genera un sincero grazie. Pensiamo che cosa sta succedendo con queste altre intelligenze, stupidità come le chiamano altri, che hanno un comportamento estremamente più complesso e influiscono su di noi, nelle nostre emozioni, nelle nostre, e noi influiamo su di loro, su che cosa sanno, quante relazioni si creano. E quindi io ci andrei molto cauto nel dire non c'è sentire, perché gran parte del mio sentire è nella relazione, non qua.